parliamo di Belén Rodríguez. Ha fatto ricorso alla chirurgia estetica oppure no? È l'eterno sospetto che circonda i personaggi noti dello showbiz. Più sono noti e considerati affascinanti, più il dubbio del ritocco serpeggia tra i fan. Se consideriamo poi che Belén, oltre ai fan, ha anche una miriade di detrattori, non stupisce che la showgirl sia spesso bersaglio di critiche e che sia accusata dai più di essersi rivolta ad un chirurgo plastico. C'è chi l'ha immortalata con il viso gonfio, beccandosi anche una puntualizzazione su Facebook da parte dell'Argentina, e chi ha messo a confronto foto vecchie e nuove. È capitato non molto tempo fa con un'immagine che la stessa Belén aveva pubblicato su Facebook e che la ritraeva candida e ingenua a 8 anni. Per qualcuno in quell'occasione c'era decisamente qualcosa che non tornava. Se le labbra carnose sembravano abbastanza simili nello scatto da bambina e in quelli che Belén posta quasi quotidianamente sui social network, non si può dire lo stesso del naso. Uno splendido nasino all'insù appare nella foto da giovane, che in realtà non corrisponde a quello attuale della showgirl argentina. E già Selvaggia Lucarelli più di un anno fa aveva scoperto una Belén in forma inedita, vestita con un decoroso abito a pois leggermente scollato, pelle ambrata, trucco semplice e, come ha scritto la blogger, al netto di un bel po' di ritocchini. Belén ha sempre dichiarato di non essere mai ricorsa al chirurgo, ma qui carta canta. Ops, cioè, volevo dire, foto inchioda.